La presenza del ministro Maria Elena Boschi, il parcheggio di Arezzo Fiere Congressi totalmente rinnovato e l'annunciato arrivo di tantissimi espositori e buyers internazionali. La macchina organizzativa per la prossima edizione di Oro Arezzo sembra lavorare al meglio, portando un certo ottimismo tra le aziende che attendono questo appuntamento con grande palpitazione. Stiamo aspettando i risultati, per cui sarà la fiera stessa che ci dirà poi se dovremo essere contenti o meno. La cosa fondamentale è che già noi abbiamo intrapreso i lavori del parcheggio, un parcheggio che era assolutamente necessario fare. Non ci sarà solo la novità del parcheggio, ci sarà un padiglione costruito tra i padiglioni 6 e 7, che è un lingotto d'oro che ospiterà al proprio interno il museo oro d'autore che abbiamo all'interno dei cavò di Arezzo Fiere. E saremo in attesa anche dell'onorevole ministro Boschi, che ieri ha confermato la sua presenza qui in città. Grande numero di espositori, quest'anno abbiamo superato il numero di quelli dell'anno scorso e quindi, considerando il momento economico davvero difficile, io direi che questo polo fieristico si sta davvero rilanciando. Facciamo, non sta a me dirlo, ma insomma un buon lavoro dietro le quinte, come si dice, e quindi si prepara un'azione, cioè il terreno alle aziende del nostro territorio, sia a livello locale ma in maniera soprattutto a livello internazionale, insomma. Ecco, quindi direi che siamo molto propedeutici alle aziende di qualsiasi comparto del nostro territorio, abbiamo un occhio davvero particolare anche al nostro dettaglio, che in questo momento sta davvero soffrendo, e quindi speriamo e stiamo cercando anche di portare nuovi turisti in questa città che ne ha davvero bisogno.